Bentornati ad un nuovo video. Oggi vi parlerò delle cose che assolutamente non devono essere fatte mentre pratichiamo con la spada. And the nice thing about these practice katanas. Oh! Oh, that hurt! Oh, that hurt big time. A piece of that, just the tip, just got me, Odell. Oh, that got me good. You all right? A piece of that tip just got me. Oh, folks, right now, we may need emergency surgery in the studio. Questo è un video esclusivamente dedicato a chi si avvicina per la prima volta allo studio della spada e non è certo rivolto agli esperti o a tutti quelli che, anche se principianti, stanno già frequentando un corso con un maestro, qualunque sia lo stile che stiano seguendo. Queste sono delle semplici avvertenze per evitare che voi appassionati di spade, di samurai, di lame, facciate degli errori e soprattutto per evitare che vi facciate molto male. Comunque sono delle indicazioni per evitare di farsi del male e quindi seguite attentamente questo video perché potrebbe tornarvi molto utile. Una delle prime cose che può succedere praticando con la spada è che magari quando sono principiante la spada mi scivoli e mi cada di mano. Ecco, una delle cose in assoluto che bisogna evitare di fare, anche se la spada non è affilata, è assolutamente non cercare di riprendere la spada con le mani. Ma semplicemente, se durante la pratica mi sfugge la spada di mano, è buona abitudine lasciarla andare via senza mettere le mani tra me e la lama. Ripeto, anche se la spada non è affilata. Se durante l'esecuzione di una tecnica la spada vi scivola di mano, dovete fare questo. E non questo. Mi piace studiare la spada, mi piace studiare lo yaido, mi piacciono le antiche tecniche dei samurai. Bene, non comprate una di queste. Queste sono le classiche spade che vediamo su tutte le bancherelle e in tutti i negozi. Sono di un acciaio inox scadente e non sono fatte assolutamente per essere maneggiate, nemmeno a vuoto. Hanno una lama sottile e veramente debole. Inoltre, qui all'attaccatura, la lama è incollata e non è assicurata come una tradizionale katana giapponese. La pratica con una di queste spade prima o poi vi metterà in serio pericolo se continuate ad usarla. Quindi non a questo tipo di katane, ma dovete sempre cercare di comprare degli oggetti da dei rivenditori autorizzati che siano dedicati alla pratica, quindi negozianti che siano specializzati nel vendere materiale di qualità. In questo modo siete sicuri che metterete al sicuro durante la vostra pratica sia voi stessi ma anche i compagni eventuali che vi stanno intorno. Potrebbe sembrare una cosa scontata, ma non praticate con la spada fai da te, assolutamente. Non mettetevi a guardare video su YouTube, non mettetevi a guardare video guide su come imparare a impugnare la spada, non guardate libri. Se volete imparare a maneggiare una spada dovete iscrivervi a un corso e seguire gli insegnamenti sotto la guida di un maestro, anche perché all'inizio quasi sicuramente non inizierete dalla spada ma inizierete dal bokken, dal bokto, che è una sorta praticamente di spada di legno. Lo so, internet è pieno di video dove nel giardino di casa tanti si lasciano andare a tagliare frutta, bottiglie, bottiglioni, pezzi di legno con la loro spada. Assolutamente non dovete provare a fare una cosa del genere. Se siete in possesso di una spada, come ho fatto vedere prima, di acciaio inox, quasi sicuramente la spada si spezzerà. E se questo accade, la lama spezzata in quel momento potrebbe rimbalzare ovunque, ferendovi gravemente. Se invece avete una spada, diciamo, seria, di qualità, assolutamente, per lo stesso motivo, non dovete provare a tagliare nel giardino di casa qualsiasi cosa. Primo, perché senza l'esperienza giusta potreste rovinare la spada, e anche perché in un secondo momento la lama è sì molto dura, ma se non usata nel modo corretto comunque potrebbe spezzarsi o scheggiarsi e procurarvi delle gravi ferite. Quindi
non tagliate niente con la spada, a meno che non siate in un corso dove vi stanno insegnando appunto a fare la pratica del tameshikiri, che è appunto la pratica del taglio. Non portate in giro il katana, non andate in giro con il katana in macchina, con il katana nella sacca per far vedere che voi avete la spada, perché è illegale. Il trasporto per uso sportivo del katana è sottoposto a delle regole e delle leggi ben precise. Innanzitutto la spada non deve essere affilata e deve essere priva della punta. Quando la portate in giro, la spada deve essere chiusa in una sacca, in una valigetta e in bauliera, praticamente non deve essere immediatamente raggiungibile. Oltre questo, potete portare la spada solo nel tragitto di casa verso la palestra o il dojo dove effettuate il corso e poi a ritroso. Nel tragitto più breve, quindi non potete farvi fermare alle 2 di notte dicendo stasera sono stato in palestra, perché non sarà una buona scusa per sottrarsi da una denuncia sicura di porto dell'arma illegale. Oltre questo, è bene avere sempre con sé il tesserino di appartenenza alla società dove ci stiamo allenando ed eventuali documenti che accertano e che attestano che io sono un praticante di quell'arte marziale, quindi che necessito del trasporto sportivo di questa arma. Quindi non andate in giro con la spada, perché potreste beccarvi una bella denuncia. Avete sul vostro mobile quella spada comprata in vacanza dal vostro padre e il vostro amico ne ha una uguale. E perché no? L'idea è bella. Troviamoci in giardino e proviamo a combattere. Assolutamente non cozzate le lame insieme. Non fate dei combattimenti simulati sbattendo le lame insieme per lo stesso motivo del taglio. Le lame, se non sono di buona qualità, possono spezzarsi e sbattere le lame insieme, soprattutto all'altezza del volto in questo modo, è una cosa che vi sconsiglio vivamente. Quindi non sbattete le lame tra di loro se vi trovate con un vostro amico per praticare così, per giocare. Un consiglio per tutti i principianti: non iniziate mai comprando una spada affilata. Comprate sempre una spada di qualità, ma non affilata. Resistete alla tentazione, avendo comunque una spada affilata lì a casa e praticando, sicuramente prima del tempo vi verrebbe in mente di prenderla e provarla. Ecco, sappiate che con la spada affilata non c'è margine di errore, mentre con la spada non affilata con cui praticate normalmente potete anche sbagliare, a volte sbagliate senza nemmeno accorgervi, la lama vi può strusciare addosso in un movimento sbagliato, ma in quel momento non ve ne accorgete. Ecco, sappiate che con una spada affilata questo minimo margine di errore non può essere previsto, perché al minimo contatto con la lama vi fareste male. Quindi non comprate una lama affilata finché nel vostro corso non si inizierà a studiare il tameshikiri, solo a quel punto potrete iniziare a provare tale pratica. Questo sembra un consiglio superfluo, lo so, ma se proprio non resistete alla voglia di giocare e a fare il samurai, cercate di non colpirvi da soli. E questo lo dico perché è molto facile con una lama da 70 cm, provando dei movimenti di cui non sapete niente, è molto facile che la spada vada a impattare in varie parti del corpo, soprattutto se cerco di fare anche alcune acrobazie e evoluzioni di cui non sono nemmeno sicuro. Non colpitevi da soli, perché la spada fa molto male. E avete una spada a casa? Ecco, non minacciate mai nessuno con questa spada e non giocate mai alla guerra, ai samurai, minacciando qualcuno, scherzando con i vostri amici con la spada. Un movimento involontario, sia da parte vostra ma anche da parte di chi vi sta di fronte, potrebbe causare una ferita e il gioco potrebbe finire molto male. In definitiva, se vi sentite di avere questa vocazione di voler praticare con la spada, beh, dedicatevi alla ricerca. Nella vostra città sicuramente ci sarà un istruttore, un insegnante serio di questa disciplina. Secondo il mio parere dovreste evitare corsi di spada fatti online o con dei libri da comprare online. Dovete sempre dedicarvi alla pratica con un maestro che vi può seguire da vicino. Scegliete la vostra spada e mantenetela sempre in ordine, pulita ed efficiente, e vedrete che praticare in questo modo sarà tutt'altra cosa che giocare a fare a samurai in giardino. Purtroppo vedo molti filmati dove vengono insegnate le tecniche così online, con delle lezioni veloci, ma non si tiene presente che il principiante deve comunque partire da delle basi per maneggiare correttamente un'arma così pericolosa.
Quindi usate la rete non per copiare, ma per diventare voi stessi protagonisti. Controllate nella vostra zona e iscrivetevi a un corso. Bene, spero di essere stato utile a tutti i principianti che avevano in mente o che hanno in mente di iniziare a lavorare con la spada e iniziare la loro pratica. Se ti piacciono questi argomenti sulla spada, sul karate, sul kobudo, sulle tecniche di combattimento tradizionali giapponese, beh, non puoi che supportarmi come iscrivendoti al canale. Bene, ci vediamo al prossimo video. Domani che to!